Eccomi qua, ciao ragazzi. Sono uscito in bicicletta in questo tempo glaciale. Sono uscito che c'erano meno 2 gradi, ma ora la temperatura è nettamente più alta, sta uscendo un timido sole, quindi va decisamente meglio. In qualche video precedente vi ho parlato di quanto sia fondamentale divertirsi, no, in bicicletta, soprattutto per chi come noi magari ha poche velleità agonistiche, cioè non siamo professionisti, non gareggiamo per campionati provinciali o regionali, ma andiamo in bici semplicemente per il gusto di farlo. Beh, questo ragazzi dovrebbe essere il nostro mantra. Mi sono accorto però che ci sono tutta una serie di app che ormai inondano qualsiasi tipo di sport. Ci sono app ormai per ogni sport, app multisport. Insomma, è impossibile trovare un'attività fisica che non abbia un'app dedicata. Le più famose sono Strava e Garmin, che offrono la possibilità di monitorare ormai qualsiasi tipo di sport. In particolare Garmin è lanciatissima anche negli sport, ad esempio come nuoto, triathlon, negli sport acquatici e multidisciplinari. Io l'ho usata, la sto usando tuttora, però in questa fase della mia vita in cui mi sono dovuto rivedere, perché la bambina che mi è nata mi ha fatto vedere tutto su un'altra luce, in effetti quando esco in bicicletta il mio primo pensiero non è tanto quello di raggiungere il COM, che tra l'altro non raggiungerò mai, delle salite vicino a casa mia, o aumentare la velocità media, o crescere, salire con gli RPM. Insomma, a me l'unica cosa che interessa è il divertimento. E tutte queste app, secondo me, che ti inondano di dati, come dicevo, velocità, passo, RPM, frequenza cardiaca, frequenza di pedalata, COM, passo medio, un pochino snaturano la vera essenza della bicicletta, che è quella che avevamo da bambini, insomma, quando ci divertivamo a uscire facendo i primi giri nel quartiere per il solo gusto di evadere dalla routine e insomma goderci una bella pedalata. Credo che però che ci siano dei lati positivi di queste app, in particolare Strava e Garmin offrono il tracciamento istantaneo, live, della posizione che può essere anche inviata a nostri contatti per motivi di sicurezza. Chiunque sia nella lista, ad esempio, di Strava Beacon, questo servizio che è a pagamento con premium e costa 80 euro l'anno, ti permette di inviare ai contatti della lista Beacon la tua posizione in tempo reale. In caso di incidente tutti i contatti sapranno esattamente dove sei e che cosa ti è successo. Stessa cosa lo fa anche Garmin con Live Track, una funzione molto interessante che appunto ha la stessa funzione di Beacon. Ecco, in questo caso un'app può essere utilizzata per motivi di sicurezza, e su questo lungi da me avere pensieri negativi. È anche molto utile il controllo della nostra frequenza cardiaca, in particolare per chi si avvicina per la prima volta a questo sport e magari non ha fatto le visite mediche sportive necessarie. Avere sempre sotto controllo la nostra frequenza cardiaca è un buon modo per monitorare la nostra salute, vedere se ad esempio esageriamo, e in quel caso possiamo decidere anche di rallentare un pochino. Ora rallento perché c'è un po' di vento, non vorrei rovinarsi l'audio. Tanto, come sapete, io il Tour de France non lo vincerò mai, men che meno il Giro d'Italia, quindi anche se vado un po' più piano non si arrabbierà nessuno, almeno il video si sente meglio. Tutto questo ragazzi per dire che già la vita è molto stressante. Usciamo dal lavoro a volte con gli occhi di fuori perché il capo ci ha fatto girare i coglioni, scusate il francesismo, siamo inondati di numeri e le bollette, la benzina, il conto in banca, le spese del figlio, le cene fuori. Insomma, almeno quando usciamo in bicicletta cerchiamo di usare meno numeri possibili, quindi godetevi davvero le vostre uscite in bicicletta. Se non avete velleità agonistiche, provate, guarda, vi do questo, voglio provarvi a stimolare su questo. Provate a non attaccare Strava, attaccare queste app per qualche uscita, pedalate a sensazione come si faceva negli anni 80, provate insomma a riassaporare il vero gusto della bicicletta, cioè il pedalare all'aria aperta,
senza interessarsi troppo delle medie di Strava, anzi fottetevele perché probabilmente starete molto meglio, e poi dopo ne riparliamo e mi dite come vi siete trovati. Bene ragazzi, io continuo a pedalare perché se non pedalo mi congelo. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao ragazzi.